Tauci, una consegna simbolica ma dal grande significato, dal grande valore. Gli esercenti, la categoria degli esercenti non solo della zona della Movida di Pescara, chiede di vedere rispettati i propri diritti a questo punto. Assolutamente sì, è simbolica ma anche un grido di dolore da parte degli esercenti, perché questo periodo di chiusura ha decretato economicamente uno stop che non sappiamo se significhi poi un go successivamente alle possibili riaperture. Settimane precedenti siamo incontrati con l'amministrazione di Pescara per definire una serie di linee che l'amministrazione ha reputato interessanti poter portare avanti, soprattutto nella detassazione, quindi nel blocco delle tasse locali, ma quello che chiediamo con forza è un contributo di liquidità a fondo perduto che la Regione deve incominciare a destinare a queste imprese, altrimenti il problema sarà serio. Sarà più serio poi nella riapertura, perché avendo dei problemi di distanza sociale, i dipendenti che oggi sono occupati potrebbero non avere opportunità di lavoro proprio per le distanze sociali. Quindi chiederemo in Regione anche un'ulteriore copertura delle casse integrazioni in deroga, perché quello sarà un secondo problema importante. L'unico handicap grande è che ad oggi non abbiamo ancora un protocollo ben definito per le sanificazioni, tali per cui dobbiamo attendere le direttive nazionali che ci potranno dare informazioni al riguardo su come riaprire e come tutelare il personale e poi i consumatori. Io l'ho detto da tempo che occorre un intervento importante per quanto riguarda la certezza del lavoro in una città come Pescara, che è fondato su microimprese, su commercianti, su servizi. Noi dobbiamo avere la possibilità di far ripartire il tessuto economico di Pescara, e lo dobbiamo fare anche attraverso contributi a fondo perduto. Quindi io svolgerò il ruolo di sindacalista dei cittadini di Pescara e delle forze economiche della nostra città, perché Pescara vive con il commercio, vive con i servizi, vive con le professioni, ed è importante che tutte queste attività possano riprendere velocemente, ovviamente con tutte le dovute sicurezze, ma possano riprendere con tranquillità, e oggi questa tranquillità non c'è.